Buongiorno, buonasera, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Deborah, questo è il nostro canale. Qui noi parliamo di spiritualità e di vita reale. Prima di presentare l'argomento di questo video, volevo porre alla vostra attenzione una serie di incontri che si stanno tenendo presso la Biblioteca Santa Croce di Reggio Emilia. Una serie di incontri a tema Gli atomi di Adamo. L'obiettivo è quello di approfondire il rapporto tra scienza naturale e religioni, esplorando una serie di figure storiche e di casi significativi. Quindi, gli argomenti trattati riguarderanno, per esempio, Galileo Galilei, Charles Darwin, Alfred Russel Wallace e il tema dell'evoluzione, la Genesi, l'Islam e la scienza contemporanea e i nuovi movimenti religiosi. Il relatore di questa serie di incontri sarà il professor Stefano Bigliardi, nato a Correggio nel 1981. Il professor Bigliardi si è laureato in filosofia presso l'Università di Bologna, dove ha anche conferito il dottorato e ha insegnato e fatto ricerca presso le università della Germania, Svezia, Messico e Svizzera e dall'autunno del 2016 è professore associato di filosofia presso l'Università Statale Anglofona del Marocco. E proprio quale esperto di nuovi movimenti religiosi, il professore collaborerà con me e con un'altra studiosa di cui vi parlerò nel prossimo video, in un video, come abbiamo visto, su un argomento particolare che riguarda i testimoni di Geova. L'argomento di cui trattiamo oggi è un argomento che mi rende particolarmente orgogliosa perché è stato anche l'argomento della mia tesi di laurea. E cioè l'analisi dei ricami, delle decorazioni, degli abiti turco-ottomani, abiti che io ho avuto la possibilità di esaminare presso il Museo della Tappezzeria di Bologna, che purtroppo oggi il comune ha deciso di chiudere, e che preservava tra gli oggetti d'arte tessile unici in Europa anche questa collezione di abiti turchi risalenti al XVIII-XIX secolo. Era una collezione particolarmente preziosa per la qualità dei materiali e per lo stato di conservazione dovuto al laboratorio di restauro che si trovava all'interno del museo. La famiglia Zironi ha non solo contribuito a raccogliere tutti i pezzi all'interno del Museo Zironi e quindi anche questi abiti che andremo a vedere oggi, ma li ha anche conservati per oltre 70 anni. E le decorazioni di questi abiti hanno subito risvegliato in me un campanello che mi diceva che volevano essere qualcos'altro oltre una semplice applicazione decorativa, ma che dovevano avere un significato ben preciso. E così, con il permesso del museo e con il sostegno del professor Pistoso, il mio relatore di tesi, abbiamo provato a leggere questi abiti. Le fotografie che sono state fatte, siate clementi, le ho feci io con una prima macchina fotografica digitale, quando allora erano grandi così ed erano scomodissime e non avevano lo zoom, quindi perdonate se non sono perfette. Tra l'altro io non avevo nemmeno grandi capacità fotografiche e nemmeno adesso sarebbe stato necessario allestire un vero e proprio studio con tanto di softbox, eccetera, ma ovviamente per me non era possibile, ero una povera laureanda e quindi sono tutte molto analogiche e casalinghe, ma i ricami si vedono bene e questa è la cosa più importante. La produzione tessile nel mondo islamico è assolutamente ispirata dal patrimonio iconografico delle popolazioni arabe che venivano via via conquistate dall'Islam, ma non solo dai popoli assoggettati, anche dai popoli con i quali avevano rapporti commerciali.
Dobbiamo ricordare che questi abiti appartengono al periodo ottomano e il periodo ottomano è stato il periodo sincretistico per eccellenza, sia a livello politico che a livello sociale che a livello religioso, ma anche un periodo dove tutto dipendeva come non mai dal sultano che reggeva il potere, per cui si poteva vivere in un clima di grande libertà e quella che noi quasi definiremmo in Occidente oggi laicità, oppure nelle più ristrette e rigide regole dell'osservanza della Sharia. Ottomano non indica un termine etnico, non è mai esistito un ottomano. Ottomano è un termine politico che indica un impero che si è esteso per migliaia e migliaia di chilometri e con una durata di quasi 9 secoli. Il primo esempio che andremo a vedere di questa collezione e che ci racconta in modo prestigioso quello che intendo quando parlo di significato simbolico esoterico dei ricami di questi abiti sono due gilet da circoncisione. Sono di tessuto di colore rosso, interamente decorati a mano con un filo d'oro ed applicazioni di galloni dorati. Come si intuisce, questi gilet venivano indossati dai giovani in occasione della circoncisione. Solitamente venivano indossati su un abito di color brocato bianco e poi sopra questo abito un mantello e cingeva al fianco sinistro una spada, mentre sul fianco destro portava un ricco pugnale. Di solito la circoncisione durante il periodo ottomano avveniva tra i 7 e i 14 anni. Dopo la circoncisione i ragazzi lasciavano il serraglio, che era il luogo dove vivevano le donne, per proseguire la propria istruzione e un giorno, se sopravvivevano alle lotte intestine della famiglia, divenire forse, chissà, anche sultani. Ma proviamo a leggere questi gilet. Il colore rosso del tessuto è simbolo di vita e di sangue. L'oro indica l'elevato rango sociale del committente. Ma l'oro veniva anche utilizzato nella medicina islamica per le sue proprietà cauterizzanti. L'impianto decorativo è interamente composto da intricati arabeschi. L'arabesco, nell'arte aniconica islamica, esprime il proprio omaggio ad Allah e simboleggia l'unione divina. Ma indagando sull'origine vera e propria dell'arabesco, vediamo che viene riconosciuta come erede della spirale vorticante, simbolo di transizione senza ostacoli, un significato che noi possiamo trovare particolarmente consono all'utilizzo del gilet. Quindi, questo gilet che veniva indossato da questi giovani nel momento della circoncisione era un amuleto di protezione perché questo rituale di passaggio avvenisse senza nessun intoppo. Non solo, ma era anche un amuleto di difesa e di guarigione perché la ferita si cauterizzasse e guarisse presto, perché il giovane potesse tornare a quello stato di purità che i precetti della religione islamica richiedevano. Guardiamo questo caftano da cerimonia in velluto di cotone rosso, sempre ricamato sempre in oro. Il disegno del ricamo, che è riposto sullo scollo, riprende dei fiori di garofano aperti, simbolo nell'Islam di amore fedele. I due garofani aperti riprendono un simbolo solare, al cui interno è disegnata una mezzaluna, simbolo di rinascita e resurrezione. Sono anche piccoli mazzi di gelsomini, simbolo dell'amore divino, sublimati dall'oro del filo con cui sono ricamati. È interessante notare che la posizione del ricamo è tale che una volta indossato si pone esattamente sul cuore. Questo pare per proteggere o stimolare un sentimento d'amore, di vita, espresso dal colore rosso che abbiamo visto prima. Il secondo disegno del ricamo riprende due garofani aperti e una peonia, simbolo di immortalità.
E poi vi sono tre fiori stilizzati a cinque petali, uniti tra loro da dei rami. Il fiore a cinque petali è un simbolo molto importante perché il numero 5 è un numero sacro nell'Islam. Cinque sono gli arkan all'Islam, cioè i pilastri dell'Islam: la shahada, la professione di fede, la salat, la preghiera, zakat, l'elemosina, hajj, il pellegrinaggio alla Mecca, saum, il digiuno del mese di Ramadan, di cui abbiamo già parlato. I cinque sono le preghiere canoniche che vengono recitate una poco prima dell'alba, prima del sorgere del sole, quindi poi una a mezzogiorno, uno nel pomeriggio quando il sole inizia a calare e una al tramonto e alla sera dopo il crepuscolo. Ha una connessione con la famosa mano di Fatima, uno dei simboli di protezione e difesa più utilizzati nella cultura islamica. È connessa ovviamente alla leggenda di Fatima, la quarta ed ultima figlia del profeta e di Khadija, la quale, mentre preparava la cena, vide giungere suo marito, cugino del profeta e quarto califfo ortodosso, che tornava a casa insieme con una concubina. Ella ebbe un attacco di gelosia enorme e avrebbe voluto fare una grande scenata, ma per non fare questa scenata, immerse la mano nell'acqua bollente e tale era il suo livore in quel momento che non provò nessun dolore. Da quel momento divenne un simbolo di autocontrollo e di serietà da parte della donna, ma anche un simbolo di protezione, proprio perché lei non provò nessun dolore nell'atto, nel momento di immergere la mano nell'acqua. Il fiore a cinque petali, comunque, è ripetuto tre volte in questo ricamo. Il numero 3 è una cifra molto temuta dagli arabi. Nei proverbi arabi la terza persona ha sempre un influsso malefico, un influsso quasi demoniaco e richiama veramente il demonio. Il ricamo è posto nell'area geografica dell'abito all'altezza del ventre. Quindi il primo ricamo, quello posto sul petto, potrebbe essere una formula d'augurio che l'amore rimanga sempre vivo e fedele, mentre il secondo ricamo invoca la protezione col fiore a cinque petali che abbiamo esaminato sulle due persone innamorate, i garofani, dal demonio e dal terzo maligno, il numero 3. E così il loro amore potrà essere protetto per sempre ed essere immortale, raffigurato dalla peonia. Quest'altro kaftan maschile, invece, è in tessuto di velluto di seta di colore viola. Il viola è associato nell'Islam all'amore perduto. È interamente ricamato questa volta con fili d'argento, un metallo la cui funzione magica è associata alla guarigione. Il decoro intorno allo scollo vede un impianto decorativo con triangoli col vertice verso il basso e dal centro delle stelle a sei punti. Il triangolo col vertice verso il basso, quale simbolo di vita, è un'eredità concettuale delle culture protostoriche, nelle quali era anche una raffigurazione del triangolo pubico, quindi era associato alla nascita e alla rigenerazione, per la quale si chiede sempre una protezione. Protezione che viene richiesta anche attraverso la raffigurazione della stella a sei punte. Lo schema decorativo del corpo dell'abito è un intreccio di fiocchi, di spighe, di grano e fiori. Alcuni di questi fiori racchiudono un motivo a rete, formate da maglie a quadrate. Maria Gimbutas, indagando il motivo della rete e quindi l'origine di questo simbolo, la associa all'acqua della vita e quindi al liquido amniotico e all'utero, alla creazione. Significato che non si contrappone, ma che anzi completa la lettura islamica del simbolo del quadrato, legato all'universo terreno e alla materia, e sottolineato dal fiore carnoso completamente sbocciato e dalle spighe di grano, sacro nell'Islam e simbolo universale di rinascita.
ma nell'intricato intreccio dell'impianto decorativo vi sono elementi degni di nota come queste serie di doppie linee, sia nel corpo che nel bordo dell'abito. La doppia linea enfatizza il significato del simbolo contenuto. In questo caso sono delle figure geometriche romboidali, formate da triangoli contrapposti, dominati da un fiore di gelsomino, simbolo dell'amore divino e della vittoria. Se il triangolo col vertice verso il basso è associato alla vita, il triangolo col vertice verso l'alto è associato alla morte. Quindi vita e morte si contrappongono. L'una però va a completare l'altra. I bordi delle maniche di questo kaftan sono ornati da un motivo a zigzag, il cui vertice è di nuovo dominato da un fiore di gelsomino e piccole stelle a 6 punti. Il motivo a zigzag simboleggia l'acqua e quindi si ricollega all'impianto decorativo del corpo dell'abito. Nella magia islamica viene utilizzata per gli incantesimi di protezione dal malocco, la guarigione e contro la sterilità. I pregevoli ricami di questo kaftan costituiscono quindi un potente incantesimo di guarigione dal dolore. Si potrebbe ipotizzare la perdita di un figlio e nello stesso tempo l'invocazione ad Allah, che ha il potere di dominare la vita e la morte, perché di nuovo si è donato al committente dell'abito la gioia di un erede. E un ospite di riguardo in questa collezione è stato questo bellissimo, bellissimo e prezioso collo in seta, ricamato a punto pieno e punto smerlo. Non è stato mai tagliato dal tessuto su cui è stato ricamato. L'impianto decorativo del collo comprende dei motivi floreali, delle formule benedicenti e di protezione per il committente e la prima sura del Corano. L'aprente è una formula benedicente, catartica e talismanica, che simboleggia l'invocazione della protezione divina e l'adesione del fedele all'universo di Allah e ai valori della religione islamica. La stella di Davide è scritta in un cerchio, una mezzaluna e una stella sono ricamate all'interno di una cupola e alla fine vi è la tugra. La tugra era praticamente il sigillo del sultano ottomano, era un calligramma che conteneva il nome del sultano regnante, quello del padre, il titolo di Khan e molto probabilmente questo collo ricamato doveva appartenere o doveva essere stato preparato per un ebreo che si era convertito all'Islam. E allora ecco, o in procinto di convertirsi all'Islam, e allora ecco che si richiedeva la protezione e la benedizione di Allah, professava la propria fede nell'Islam e si attestava l'omaggio al sultano, che in questo caso era Selim III, e si ricordava che nella vera ricerca dell'unione con Dio le differenze religiose sono dei limiti che con la protezione dell'unico e vero Dio d'Abramo debbano essere superate con il simbolo della cupola. Tenete conto che lo studio di questi abiti, lo studio di questi decori è possibile attraverso uno studio della simbologia comparata. È un mondo quello che vuole leggere l'abito attraverso la mistica della religione, che secondo me è uno dei più interessanti e ancora inesplorati e anche molto sottovalutati. Io vi ringrazio per essere stati con me in questo video. Vi ricordo che sono presente sia su Instagram con post che possono essere di approfondimento di carattere storico, di carattere religioso o di attualità. Siamo presenti su Telegram in un gruppo che cerca la discussione. Si cerca di stabilire un confronto, a volte ci sono conversazioni molto interessanti e aspettiamo sempre nuovi input per parlare di altre cose. Si può parlare, come dico sempre, anche di leggerezza, di cose molto semplici, anche di quello che avete comprato quel giorno, se volete condividerlo con noi su Telegram o i libri che leggete, i film che volete vedere o i film che avete visto. Pensate che io non vado mai al cinema, quindi
Per me potrebbe essere interessantissimo che voi mi raccontiate qualche film speciale che vedete e che lo ritenete veramente speciale e degno di nota, così io poi me lo vado a cercare. Arrivederci al prossimo video e come dico sempre, anzi, arrivederci al prossimo contenuto perché potrebbe essere un video, un podcast, non lo sappiamo. E come dico sempre, se ci sono, ci sono, se non ci sono, sto arrivando. Alla prossima!